26 maggio 1996, il 13° vicariato in festa per l'8ª edizione della Pentecoste. Biancavilla e Santa Maria di Licodia ospitarono centinaia e centinaia di giovani provenienti da tutta la diocesi di Catania, nel giorno in cui la Chiesa Cattolica solennizza la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli, 50 giorni dopo la Santa Pasqua. La Pentecoste nella diocesi di Catania nacque nel 1989 su iniziativa della Consulta Pastorale Giovanile. Quella domenica pomeriggio del 26 maggio 1996 furono diversi momenti che hanno caratterizzato la manifestazione: l'accoglienza a Biancavilla, poi un momento di preghiera in chiesa madre e poi ancora la consegna simbolica dei rami di ulivo, di ginestra e di palma da parte dell'allora arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Bommarito, ai tanti giovani per il mandato missionario. Un lungo corteo con la partecipazione dello stesso arcivescovo e le autorità civili del comune di Biancavilla, allora il sindaco era Pietro Manna, si è snodato proprio dalla Basilica Santa Maria dell'Elemosina per attraversare tutta la via principale della città con canti e preghiere, creando un'atmosfera di gioia e di festa. I giovani oggi hanno bisogno di aggregarsi, hanno bisogno di credere in nuovi grandi ideali e valori. La diocesi cerca di offrire ai giovani opportunità per stare insieme, per cantare la loro giovinezza, per aprire il loro cuore al Vangelo della verità e della libertà. Siamo molto, ma molto contenti che moltissime centinaia, migliaia di giovani rispondono a questo appello. Si vede che si sentono il bisogno di aggregarsi, sentono il bisogno fratellarsi nei vincoli della fede e dell'amore. Vengono da tante parrocchie, da tanti paesi e subito fraternizzano come se si fossero conosciuti da tempo. Il cammino dei giovani si è poi concluso a Santa Maria di Licodia per la celebrazione eucaristica che si è svolta all'interno del campo sportivo San Pio X. A curare l'animazione i giovani dei vari gruppi parrocchiali di Biancavilla e di Santa Maria di Licodia. Uno spettacolo musicale curato dal CGS Life di Biancavilla ha segnato la conclusione della Pentecoste dei giovani targata 1996. Allora, un vero e proprio tuffo nel passato e riviviamo insomma anche questi momenti, perché per l'appunto fervono a Biancavilla questi preparativi per domenica, e ne parliamo con un ospite in studio, Don Ambrogio Monforte, delegato per la pastorale giovanile del vicariato. Grazie Don Ambrogio per aver accolto il nostro invito. Allora, intanto Don Ambrogio, le chiedo subito se nelle immagini che abbiamo mandato in onda si è rivisto, c'era anche lei, forse lei aveva 13 anni, se non sbaglio, come ha vissuto anche lei quei momenti. Ero presente, ero uno dei ministranti più grandi, ricordo che ho servito anche la messa lì a Santa Maria de Godia, ho partecipato al pellegrinaggio dalla Chiesa Madre con canti, con senso di gioia e di festa, perché era anche il vescovo che ci spronava, che ci spingeva a gioire per questo grande evento, fino a Santa Maria de Godia dove abbiamo celebrato la Santa Messa. Quest'anno, ecco, Biancavilla è onorata insieme a Santa Maria delle Godie come un unico vicariato ad accogliere qui questo evento della Pentecoste. Intanto c'è da dire che la Pentecoste è il compleanno della Chiesa. La Pentecoste è il momento in cui lo Spirito Santo fa di tutta la diversità del popolo di Dio un solo popolo, il popolo redento da Cristo. E quest'anno la diocesi, insieme con la pastorale giovanile, ma soprattutto con la consulta giovanile del vicariato, significa con questo gruppo di giovani che da 8 mesi si preparano a celebrare, anche organizzandolo dietro le quinte, questo evento, ecco, si è voluto scegliere appunto la sede di Biancavilla. Ecco, i giovani di tutta la diocesi per vivere questo momento di aggregazione, di unità che solo lo Spirito Santo può compiere. Non a caso forse è proprio per la Pentecoste che si svolge questo momento, certo, indirizzato soprattutto ai giovani. Non dimentichiamo che lo Spirito Santo fa di tutti una sola cosa. I giovani di tutte le realtà diocesane ed ecclesiali si incontreranno in 3 punti diversi: a Piazza Don Bosco, all'ingresso nella Chiesa di Cristo Re e poi anche nella zona del Sacro Cuore, per rivedersi tutti insieme, per partire con una grande marcia
dalla parrocchia di Cristo Re, dove ci saranno degli stand lungo via Vittorio Emanuele, dove le parrocchie, le associazioni, i movimenti potranno far, utilizziamo questa espressione, potranno far gustare nella gioia, ecco il significato, anche il motivo fondante della loro fede. L'icona scelta è quella dei discepoli in cammino di Emmaus, che mentre sono in cammino, tristi, delusi, si accorgono della presenza di Cristo in mezzo a loro e lo invitano a restare a cena. Allora tutti i giovani, partendo insieme dall'ingresso della parrocchia di Cristo Re, camminando, percorrendo via Vittorio Emanuele, fermandoci in tre zone diverse dove sono stati allestiti alcuni passi dell'episodio di discepolo di Emmaus, potranno scoprire, potranno capire, rendersi conto della presenza di Cristo in mezzo a loro, fino a quando poi a Piazza Roma si celebrerà l'Eucaristia. Ma già dalle 16:30 ci saremo a disposizione tante sacerdote proprio in Piazza Collegiata, che diventerà un confessionile vivente per le confessioni, per garantire quello che Papa Francesco dice, l'apostolato dell'orecchio, l'ascolto. Tra di loro. E poi alle 19:30 l'Arcivescovo celebrerà in Piazza Roma questa grande celebrazione eucaristica, dove invocheremo ancora una volta lo Spirito Santo per i giovani, ma per tutti noi lì riuniti, tutti noi insieme. Ma quanto è importante oggi, soprattutto in un momento storico particolarmente complicato, proprio per le giovani generazioni, per i giovani che guardano magari spesso anche con sfiducia al futuro, ecco quanto è importante allora avvicinarsi, rendere sempre più vicina anche la Chiesa ai più giovani, ai ragazzi che magari vivono dei momenti particolarmente complicati nell'adolescenza, nella formazione anche loro personale. La presenza dello Spirito Santo vuole ricordare a tutti noi anzitutto quello che Gesù Cristo ha detto quando l'ha definito come Paraclito, quindi consolatore, compagno di viaggio, colui che ti difende. Questo è lo Spirito Santo. Celebrare la Pentecoste con tutti i giovani significa dare loro la garanzia che lo Spirito Santo è accanto ad ogni uomo, che non siamo soli, che non siamo orfani, direbbe Gesù. Poi lo Spirito Santo è artefice di unità nella diversità. Oggi viviamo tutte frammentate. Sono frammentate le famiglie, sono frammentate le istituzioni, sono frammentate le associazioni, a volte anche all'interno delle nostre realtà ecclesiali viviamo momenti di frazione. Allora la Chiesa viene a dirci: guarda, lo Spirito Santo ricompone in unità, lasciati guidare, lasciati accompagnare, affidati allo Spirito Santo. E la terza situazione: se lo Spirito Santo è energia e vita, allora vuole risvegliare in tutti noi, giovani e meno giovani, quella grinta, quella passione per la vita, quell'amore per il sociale. Non dimentichiamo quello che Don Torino Bello diceva a tal proposito, che dobbiamo essere uomini e donne contemplativi, cioè persone che cariche di preghiera e di Spirito Santo sanno impegnarsi nella vita, ma soprattutto persone che nella vita sappiano trovare il momento per lasciarsi ricaricare dallo Spirito Santo. Quando io parlo ai bambini dello Spirito Santo, dico sempre che funziona come il sole. Se ti ci metti davanti a questo sole, ti abbronzi, ti ricarichi, ti tonifichi, ti cade anche la pelle, ti rifai la pelle nuova. Ma se tu dal sole ti allontani, vivi lo stesso, ma rimani pallido. Allora questo deve essere l'augurio più bello per tutti: riscoprire come a Emmaus la presenza di Cristo accanto a noi. Egli è accanto a noi. Se non c'è lo Spirito Santo, tu non ti puoi rendere conto di Dio che è presente in te. E poi riscoprire come un sole, come una vita, come una fornace d'amore, questa fiamma di Cristo che arde nei nostri cuori. Allora, appuntamento per domenica alle 16:30 a Biancavilla, in Piazza Collegiata, con questi momenti che davvero la comunità sta attendendo. Però, Don Ambrogio, vogliamo anche cogliere l'occasione della sua presenza questa sera qui nei nostri studi per ricordare una figura illustre della comunità di Biancavilla, un suo predecessore, Don Salvatore Greco, proprio perché ieri sono stati ricordati i 15 anni dalla morte. Lei oggi guida proprio la comunità che Padre Greco ha fondato e ha voluto fortemente in un quartiere che cresceva sempre di più. Io non pensavo mai di diventare sacerdote, e soprattutto da sacerdote non pensavo mai di diventare un giorno il successore di Padre Greco. Diverse volte l'ho sognato, l'ho pensato, l'ho immaginato, mi vengono in mente tante sue storie, tanti suoi atteggiamenti, però penso che di Padre Greco io posso dire tre cose. Primo, quest'uomo fa parte di quella schiera di sacerdoti che non hanno avuto una vita personale.
nel senso che la loro vita è rimasta indissolubilmente legata a ciò che facevano. Dire del padre greco significa parlare della parrocchia. Certo. Dire della parrocchia significa che ogni pietra, ogni atteggiamento, ogni evento storico sa della presenza di quest'uomo, tant'è vero che ancora oggi è rimasta la chiesa di padre greco. Sì, infatti. Allora noi raccogliamo, ed è la seconda cosa, un'eredità spirituale. Padre greco non era dai modi facili, generosi, gentili, però nascondeva dietro quell'atteggiamento un grande amore. Conosceva i parrocchiani uno per uno, ha dato di tutto, fino anche alla salute, perché quel popolo di Dio potesse crescere. Negli anni 50, quando padre greco, in quell'ambiente, che era un ambiente dove pullulava di più il comunismo, non ci pensò due volte a buttarsi a capofitto mentre era viceparroco in chiesa madre e a cominciare in quell'ambiente che potremmo dire era la Sberno di oggi, certo, il Viale dei Fiori di oggi. A cominciare lì prima, nel 56, con delle celebrazioni eucaristiche in via Genova, in una casa che la chiesa madre aveva affittato. Poi nel 58 nasce la parrocchia, che anzitutto nasce come oratorio. Tant'è vero che all'inizio è la Cappella Sacro Cuore che viene inaugurata. Poi dal 56 al 58 matura sempre più l'idea di voler costituire una parrocchia che lui fortemente ha voluto in un territorio personale della, certo, propria, di sua proprietà, della propria famiglia. Sua famiglia. Nel 58 nasce la parrocchia, nel 62 si inaugura il nuovo salone, nel 70 si inaugura la nuova chiesa, quella di cui ancora tutt'oggi beneficiamo, che l'anno prossimo compirà appunto il 50° della fondazione. Io l'ho detto anche oggi, come comunità parrocchiale siamo già, ecco, stiamo sbrigando, proiettati, diciamo così, proiettati verso questo, ecco, momento. Ecco, i documenti, porteremo la salma del padre greco, ecco, lì in parrocchia. Queste sono le iniziative, quindi la prima cosa che possiamo ufficializzare questa sera sarà quella della salma di padre greco, che riposerà nuovamente, no, tornerà a riposare nella chiesa che ha fondato. Sì, l'anno prossimo vivremo questo momento. Già in questi giorni devo ritornare a Palermo perché sto curando, ecco, queste pratiche. L'arcivescovo ha dato il suo consenso, stiamo già anche predisponendo un luogo in chiesa dove speriamo di farcela per il prossimo anno, di poter portare, ecco, la salma del padre greco in parrocchia. Lui non l'ha mai detto a voce, però ricordo gli ultimi tempi della sua vita, mentre aveva in testa forti scrupoli per quello che aveva fatto, se l'aveva fatto bene, se stava lasciando in tutti un sentimento di armonia, di pace, se stava lasciando bene la parrocchia. Ricordo che mi disse due cose. La prima me la tengo nel cuore perché ero seminarista e tra le altre cose delle celebrazioni, un giorno delle messe, mi disse: oh, ricordate, non me lasciare nel purgatorio, prega per me. E poi ricordo, vedete, un'immaginetta di un altro sacerdote, padre Romeo, che un po' di anni prima era stato traslato dal cimitero al santuario di Trecastagni, e lui mi disse così con affetto, dice: salve questa immaginetta, salve questa furetta, questa immaginetta. Ma io non capivo che cosa volesse significare. Oggi penso che voleva dirmi questo, erano compagni loro, dicendo: scordare un giorno di fare tutto perché io possa tornare nella parrocchia. Ecco, però ecco, quello che penso, al di là di questi eventi esterni, dobbiamo ricordare, lo dicevo anche oggi nella messa, l'amore per la parola di Dio e l'amore per l'Eucaristia. Celebrare un sacerdote, ricordare, fare memoria di un sacerdote, significa ringraziare il Signore per il dono delle vocazioni. Il Signore continua a chiamare tanti giovani e tanti devono rispondere con il loro sì. Certo, padre greco fa parte di quei sacerdoti che, con uno stampo antico, trovandosi a cavallo del Concilio Vaticano II, ha voluto rendere presente e visibile l'amore per la parola di Dio. Padre greco, negli anni in cui fu rettore a Sant'Orsola, con quello che fu il grande apostolo delle vocazioni a Biancavilla, padre Gioco, lui curò il catechismo per tutta Biancavilla, lui curò l'educazione cristiana dei fanciulli, certo, con il modo di San Pio X, così come allora si trasmetteva, e con l'amore per la parola di Dio. Abbiamo notato poco fa un momento di personale commozione che, certo, credo sia anche un sentimento comune in tutta la comunità di Biancavilla, che non ha mai smesso di dimenticare questa figura, quella di padre greco, e auspichiamo, perché no, che anche il prossimo anno si possa aggiungere anche all'intitolazione di una via, di una piazza, proprio alla memoria di padre greco. Io la ringrazio, padre Ambrogio, per questo suo ricordo personale di padre greco.